Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG. Il 16 marzo 1978 veniva rapito il presidente della DC Aldo Moro e trucidata la sua scorta, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ha deposto una corona di fiori in via Fani, dove le Brigate Rosse sequestrarono l'allora presidente della Democrazia Cristiana, uccidendo 5 agenti della sua scorta. Ci separano, dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 43 anni dal disumano assassinio in Roma ad opera dei terroristi delle Brigate Rosse, colpiti difensori dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia della Repubblica, pagarono con la vita il mandato loro affidato di proteggere Geraldo Moro, statista insigne, presidente della Democrazia Cristiana, il cui calvario sarebbe durato fino al successivo 9 maggio, quando il suo corpo venne fatto ritrovare in via Caetani. Una data, quella del 16 marzo 1978, incancellabile nella coscienza del popolo italiano. Lo sprezzo per la vita delle persone nel folle delirio brigatista, lo sgomento per un attacco che puntava a destabilizzare la vita democratica italiana, afferma ancora Mattarella, rimangono una ferita e un monito per la storia della nostra comunità. Sono vite strappate agli affetti familiari da una violenza sanguinaria, sono lacerazioni insanabili. Alle vittime va un pensiero commosso e ai familiari la solidarietà più intensa, che il trascorrere degli anni non ha mai indebolito. Cambiamo argomento, torna a parlare il Ministro della Salute Roberto Speranza in occasione dell'evento online Talk Sanità, strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia. Il focus ovviamente è stato subito sui vaccini e sul caos AstraZeneca. Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non ha ragione ad essere preoccupato, questa è una pausa solo precauzionale, dichiara. I vaccini sono e restano l'arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili. Quando emergono fatti nuovi come ieri è giusto fermarsi per fare un'ulteriore verifica. Questo deve aumentare fiducia dei cittadini. La decisione di sospendere AstraZeneca è di natura precauzionale ed è emersa dopo una valutazione dell'Istituto tedesco per i vaccini. C'è stato un confronto tra i ministri della salute europei. Ora i governi attendono il giudizio EMA per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. È giusto però avere cautela. L'auspicio è che già giovedì si possa avere un chiarimento su tutto il quadro. A chiarire la situazione intanto è Gianni Rezza dalla cabina di regia. Ascoltiamolo. In Italia sono state finora somministrate quasi 7 milioni di dosi di vaccino con un numero estremamente limitato di reazioni avverse gravi riportate ai nostri sistemi di sorveglianza. Insieme ad altri grandi paesi europei come la Francia, la Germania, si è deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca a scopo cautelativo. Intanto l'EMA, l'Agenzia Regolatoria Europea, sta facendo tutte le verifiche per poter riprendere in totale sicurezza la somministrazione. Coloro che hanno ricevuto la prima dose, confidiamo possano ricevere la seconda nei tempi previsti. Tornano sopra i 20.000, precisamente 20.396 positivi al test del Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, che portano il totale a 3.258.770. Ieri i casi individuati erano stati 15.267, sono 502 le vittime in un giorno, ieri 354, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 103.001. Il tasso di positività al 5,5% e purtroppo si registra il record di ingressi in terapia intensiva con 319 nuove unità. Divulgato come di consueto anche il bollettino dell'unità di crisi regionale, quindi dei nuovi casi positivi di Covid oggi in Campania. I positivi del giorno sono 2.656, di cui 466 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.499 e sintomatici 691. I tamponi effettuati sono 22.456, di cui 4.538 antigenici, per un totale positivi di 308.101, di cui 11.284 antigenici, ed un totale tamponi di 3.286.183.
I deceduti sono 65, 31 nelle ultime 48 ore e 34 in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri, per un totale di 4.784. Parliamo anche dei guariti, che sono 1.564, per un totale di 205.244. Infine il report dei posti letto su base regionale tra offerta pubblica e privata. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono sempre 656, occupati 165. I posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.560. Al via da oggi in Campania, così come da programma, la campagna di vaccinazione delle categorie fragili. Un altro importante passo in avanti per la lotta al Covid, che passa anche dalla tutela alla salute di chi vive situazioni di costante pericolo. A commentare questa importante giornata è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Abbiamo dato il via oggi nelle strutture sanitarie di Chiara alle vaccinazioni per le categorie fragili. Un atto doveroso e di sensibilità nei confronti di tanti nostri concittadini e delle loro famiglie, che vivono situazioni sanitarie particolarmente delicate. Da oggi questa sarà la priorità assoluta. A queste categorie è destinato il vaccino Pfizer ed è opportuno ricordare che il calendario e i tempi di vaccinazione sono inevitabilmente legati alle forniture di questo tipo di vaccino. Abbiamo quindi cominciato proprio dai pazienti che hanno trattamenti di cura all'interno delle strutture delle ASL e ospedali, che sono impegnate al massimo. Il numero complessivo di questa platea di nostri concittadini è circa 1 milione di persone e dunque si tratta di un impegno davvero enorme, conclude il governatore De Luca. Nella mattinata odierna i militari della Guardia di Finanza di Torino, in stretta collaborazione con il Comando Provinciale di Napoli, hanno dato esecuzione, nell'ambito dell'operazione Ferramiu, ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa al giudice per le indagini preliminari del locale tribunale nei confronti di 15 persone appartenenti ad un'associazione per delinquere di matrice internazionale finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici, all'autoriciclaggio di proventi illeciti e all'emissione e utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti. Ci sono state anche delle perquisizioni nei confronti di decine di soggetti e società, nonché il sequestro preventivo disposto su beni per oltre 130 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, mobili, veicoli e quote societarie riconducibili agli indagati. Le odierne operazioni vedono complessivamente coinvolti circa un centinaio di militari appartenenti ad oltre 30 reparti nel corpo dei territori di tante regioni dell'Italia. L'operazione Ferramiu quindi conferma tangibilmente l'azione che la Guardia di Finanza svolge quotidianamente attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari, che costituisce il metodo più efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando le organizzazioni criminali che commettono gravissimi reati anche nel settore ambientale e realizzano forme di autoriciclaggio che inquinano il tessuto economico produttivo dell'Italia, alterano la concorrenza nel mercato e non da ultimo danneggiano gli imprenditori onesti e rispettosi delle regole. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha parlato nella sua consueta conferenza del lunedì del nuovo provvedimento insistente sul territorio, facendo un plauso alla popolazione per il rispetto delle regole Covid. Ascoltiamolo. Zona rossa con prescrizioni e anche chiusure di piazze. Ho firmato la mia ordinanza successiva al provvedimento di Luca. L'ho detto già qualche giorno fa. Siamo passati alla terza fase. Stiamo vivendo la terza ondata. Devo dire grazie e complimenti sia per il weekend ultimo della zona gialla, tutti ci aspettavano con il bazooka delle polemiche già puntato addosso, invece grazie al grande lavoro della municipale e delle forze dell'ordine, ma anche grazie alla collaborazione che la mia comunità ha garantito, siamo stati perfetti, nessun episodio di assembramento, erano già tutti pronti con le videocamere, con i telefonini, per fotografare il primo assembramento. Per fortuna questo non è accaduto e quindi bravi a tutti e grazie a tutti. Ho chiuso di fatto Piazza Libertà, ho chiuso Piazza Kennedy, devo dire che anche da questo punto di vista la città ha risposto bene, ha detto sindaco capiamo la condizione, nonostante siamo costretti ad un ennesimo disagio, e parlo anche delle attività commerciali che devono affrontare ulteriori problemi ed ulteriori restrizioni. Beh, nonostante questa sia la condizione, mi pare che la città stia rispondendo bene, con grande responsabilità,
con grande maturità e anche con grande pazienza, perché sostenere ancora, come stiamo facendo, chiusure, non è facile. Mi rendo conto che dal punto di vista economico non è facile, però devo dire, sono molto contento perché ancora una volta stiamo dando una grande dimostrazione di attenzione rispetto delle regole. Leggermente in anticipo, questo pomeriggio il nuovo bollettino di aggiornamento pandemico anche a terra di lavoro, con i dati forniti come di consueto dall'ASL di Caserta. Nell'ultimo report si certificano 329 nuovi positivi a fronte di 2.478 tamponi processati, per un tasso di incidenza del 13,27%. Si evidenziano ancora 163 guariti e altre 10 vittime. Nel saldo complessivo un aumento di 150 46 positivi su tutto il territorio. Caserta resta ancora in cima per numero di casi attivi con 559 attuali positivi, seguita da Maddaloni con 497 e Aversa con 343. I carabinieri di Alta Villerpina hanno denunciato un cinquantenne della provincia di Caserta accusata di aver commesso il reato di truffa. La vittima si è letteralmente vista svuotare il conto corrente con un messaggio SMS. Come riportano gli inquirenti, la persona truffata ha disconosciuto alcune operazioni effettuate a favore dell'attore del reato, che era riuscito ad ottenere l'accesso alle credenziali della banca e a far partire un bonifico a proprio favore. Gli agenti hanno subito bloccato il pagamento e proceduto alla denuncia. L'ambiente Napoli ha risollevato l'umore dopo che la vittoria contro il Milan nella partita contro la Roma di domenica potrebbe essere un'ulteriore svolta per agguantare l'obiettivo Champions. E oltre all'umore, anche le dinamiche interne sono cambiate ed in meglio. De Laurentiis e Gattuso hanno fatto pace per il bene della squadra e raggiungere l'obiettivo comune della qualificazione Champions sarebbe veramente importante per il nuovo progetto del prossimo anno. Però a giugno le strade si separeranno. Domenica all'Olimpico ci sarà quindi un'altra sfida chiave per la corsa verso l'Europa. Gli azzurri vogliono arrivare al meglio e sperano di recuperare quanti più uomini possibile. Il Napoli ha avuto a disposizione inoltre ben 2 giorni di riposo dopo la vittoria con il Milan, ma c'è chi sta facendo gli straordinari. Infatti Manolas e Lozano hanno lavorato anche ieri per provare a recuperare tutto il tempo perduto. La ripresa a Castelvolturno sarà soltanto nella giornata di domani, con Gattuso che vuole avere i due a pieno regime. Inoltre dovrà fare a meno di Lorenzo, che è stato squalificato una giornata dal giudice sportivo. Passiamo anche alla Serie C Girone C, prova importante per la casertana che domani pomeriggio farà visita al Bari per il turno infrasettimanale. Una sfida delicata anche per l'emergenza tra difesa e centrocampo dei Falchetti. Out gli squalificati Buschiazzo e Polito, e gli infortunati del Grosso, Castaldo, Izillo, Icardi, Zivkovic, Bordin, Matarese e Konaté. Ma ascoltiamo proprio l'analisi alla vigilia di Mister Guidi. Noi dobbiamo prendere questa partita per cercare di fare una prestazione buona, cercando di qualsiasi chiunque calciatore giocherà deve prenderla come un'opportunità per far vedere le proprie qualità, perché davanti abbiamo una squadra forte, una squadra che ha ambizione di categoria superiore, giocatori espertissimi, di grande talento, esperta, quindi sappiamo che dobbiamo scalare una montagna altissima. Sarà una partita complicatissima, ci sarà da soffrire, ma detto questo noi cercheremo di mettere in campo tutte quelle che sono le nostre armi, sperando di riuscire a fare, mi ripeto, una prestazione buona. La vittima sacrificale noi non la vogliamo fare mai. Chiaramente cercheremo di limitare gli errori, perché basta un dettaglio che con il Bari, vista la qualità, specialmente dei giocatori davanti, rischi di pagarlo a caro prezzo, quindi servirà grande attenzione, servirà grande spirito di sacrificio e soprattutto tanta personalità e coraggio, perché saremo una squadra estremamente giovane in campo. Diciamo. Terminiamo il nostro TG con una bruttissima notizia, una giornata drammatica, infatti in casa Cavese, dove oggi ha perso la vita a causa delle complicazioni del Covid-19, il vice allenatore Antonio Vanacore, ex giocatore professionista, totalizzando ben 481 presenze in carriera, ha vestito tra le altre le maglie di Casertana, Benevento, Catanzaro, Juve Stabia e Potenza.
Ora la bellissima esperienza al fianco di mister Salvatore Campilongo sulla panchina della Cavese in qualità di vice fino al drammatico giorno. Da giorni infatti c'era grandissima preoccupazione per lo stato di salute del vice allenatore che stava pian piano peggiorando nella battaglia contro il nemico invisibile del Covid. Nelle scorse ore il peggioramento definitivo fino al cuore che ha cessato così di battere. Grandissimo il cordoglio non solo della Cavese e di tutta la Serie C, ma di tutto il mondo del calcio che si stringe intorno alla famiglia. Di grande emozione anche il messaggio della Casertana che vi leggiamo. La Casertana appunto esprime il suo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Antonio Vanacore, allenatore in seconda della Cavese, nonché ex calciatore rossoblù. Un lutto che colpisce profondamente la grande famiglia del mondo del calcio e lascia un profondo dolore in tutti noi. Impossibile trovare le parole giuste, non resta che un lungo, rispettoso ed affettuoso silenzio per Antonio e la sua famiglia. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi di Teleprime, infatti alle 21.30 ancora l'appuntamento con lo sport, non mancate. Invece domani ore 6.55 per la rassegna stampa live di Teleprima. Buona serata.